Ulisse, alla scoperta della geografia. Geografia per la scuola secondaria di primo grado. Ulisse, alla scoperta della geografia, è un corso interdisciplinare e operativo realizzato in conformità alle ultime indicazioni nazionali. È un corso misto, ricco di integrazioni tra gli elementi propri di un libro di testo e gli strumenti digitali e multimediali che insieme rendono il progetto accessibile e completo, facilmente utilizzabile da studenti e docenti. Ulisse, alla scoperta della geografia, è un corso che aiuta a scoprire e a conoscere il mondo in modo semplice e coinvolgente. La sua impostazione precisa e piacevole, grazie a un linguaggio appropriato e a cartine e immagini d'impatto, facilita la comprensione dei concetti e l'apprendimento. Ulisse, alla scoperta della geografia, è un corso essenziale e completo che si apre a molteplici punti di vista, offrendo spunti interdisciplinari grazie ai box e alle pagine di approfondimento. L'impostazione didattica tiene conto delle diverse esigenze e bisogni degli studenti di oggi. Esposizione dei contenuti chiara, sintetica ed esauriente. Utilizzo frequente del punto elenco per facilitare lo studio e l'apprendimento. Impostazione visuale con illustrazioni, foto, carte, disegni 3D ampie e chiare, corredate da didascalie esplicative che completano e integrano il testo. Pagine di approfondimento che permettono di realizzare collegamenti interdisciplinari con altre materie. Laboratorio delle competenze con attività pratiche e di gruppo per applicare le conoscenze della geografia su ambiti reali e situazioni quotidiane. Test in stile Invalsi nelle pagine degli approfondimenti. Prove Invalsi, una prova per ciascuna classe nella guida per il docente. Ulisse alla scoperta della geografia integra pagine semplificate e ad alta leggibilità per impostare lezioni adatte a tutta la classe, coinvolgendo e includendo gli studenti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento. Audiolettura integrale di tutte le lezioni e degli approfondimenti. Lezione 1. Che cos'è la geografia? La parola geografia deriva dal greco antico gea. Audio facile per DSA. Audiolettura lenta e scandita di sintesi e verifiche. Sintesi. Che cos'è la geografia? La geografia. Alta leggibilità. Visualizzazione del libro adattabile a ogni esigenza grazie al formato EPUB che permette di modificare il colore, lo sfondo e il carattere del testo, con la possibilità di scegliere anche la font Leggimi, appositamente studiata per i DSA. Possibilità di traduzione automatica di parole e porzioni di testo in altre lingue. Pagine di sintesi e verifica semplificate, integrate nel testo. 3 volumi per studenti con BES. Lezioni semplificate ad alta leggibilità con audiolettura facilitata. Vademecum BES. Un volume gratuito per il docente con introduzione ai BES. Analisi del quadro normativo. Consigli degli esperti per gestire al meglio la classe. Verifiche e lezioni esempio incentrate sulla didattica inclusiva. Modelli di PAI e PDP. Bibliografia di riferimento. Ulisse, alla scoperta della geografia, si sviluppa sul Mio Book, la versione multimediale, interattiva e aperta dell'opera. Il corso appartiene alla modalità mista di tipo B, libro di testo in versione cartacea e digitale, accompagnato da contenuti digitali integrativi. Gallerie immagini, fotografie da visualizzare in classe sulla LIM. Learning Object, attività didattiche interattive.
risorse aggiuntive, approfondimenti interdisciplinari su argomenti collegati al testo, esercizi interattivi, versione autocorrettiva delle verifiche di fine unità. Video, filmati di approfondimento per una lezione coinvolgente e stimolante. Quando il terremoto avviene nel fondale marino, può dare origine ad un maremoto, lo spostamento improvviso di una grande massa d'acqua. Link a internet, collegamenti a risorse e a siti di interesse presenti nella rete. Codici QR, espansioni e approfondimenti per smartphone e tablet. Suggerimenti di film e di letture collegati agli argomenti delle unità. Possibilità di esportare e importare documenti e appunti. Possibilità per i docenti di condividere materiali didattici in un'apposita area di scambio.